Comunque, questa presentazione riguarda i metodi formali per l'affidabilità e la sicurezza. Dunque, iniziamo introducendo i metodi formali. I metodi formali sono un'applicazione di risultati teorici dell'informatica, antiche dei linguaggi di programmazione, teoria dei linguaggi, logiche formali, applicati al problema di specificare, sviluppare e verificare sistemi e software. I metodi formali sono di aiuto a migliorare questi sistemi, come ad esempio andandone a diminuire il costo di produzione, ridurne i tempi di sviluppo, incrementare la loro vita e in generale migliorando la qualità di questi sistemi. Un esempio è il metodo BIP, che è un metodo formale che riguarda costruire sistemi partendo da modelli formali astratti, e la connessione tra il modello formale e l'implementazione concreta viene fatta con una catena di raffinamenti, dove a ogni step si va a raffinare la specifica in un modello sempre più concreto. La chiave è che ogni passo di raffinamento viene dimostrato essere corretto utilizzando il theorem proving, quindi abbiamo una dimostrazione di connessione tra la specifica e l'implementazione. Per quanto riguarda i sistemi ferroviari, abbiamo la CENELEC, che è il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica, che quindi produce degli standard. In particolare abbiamo lo standard 50128, che riguarda software per il controllo e la protezione di sistemi ferroviari. Questo standard raccomanda l'utilizzo di metodi formali, anda fortemente come pratica per lo sviluppo software di sistemi che hanno un alto livello di integrità, quindi SIL 3 e SIL 4 sono dei sistemi il cui malfunzionamento può mettere a rischio vite umane. Basti pensare al software che controlla i semafori alla stazione ferroviaria. Il metodo B ha una storia di successo di applicazione pratica in sistemi ferroviari, ad esempio con compagnie come la Siemens, l'Alstom e l'Hitachi, principalmente in Francia. La prima applicazione di questi metodi formali risale alla fine degli anni Ottanta e riguarda i sistemi di frenata di emergenza nelle linee metro di Parigi, e anche nel 98 abbiamo la Metroline numero 14, che è completamente automatizzata ed è stata progettata utilizzando metodi formali. Quindi, nonostante queste storie di successi, abbiamo che l'applicazione di metodi formali è a tutt'oggi ancora limitata. Non ha rispettato quelle che erano le promesse di essere diffusa in larga scala. E c'è continua a esserci quindi uno sforzo nell'investigare l'adozione di metodi formali in ambito ferroviario. Quindi il laboratorio dei Formal Methods and Tools del CNR, dell'Istituto dell'ISTICNR di Pisa, è coinvolto in applicazioni di metodi formali nel dominio ferroviario da oltre 20 anni. Quali sono le sfide che abbiamo nel presente? Abbiamo il programma di innovazione Horizon 2020 europeo, che comprende la iniziativa Shift2Rail, che è una joint venture di Unione Europea e industrie ferroviarie europee, per la ricerca e l'innovazione e incrementare la competitività dell'industria ferroviaria europea. Questi ricerca sono la nuova generazione di sistemi di segnalamento. Comprendono di sistemi di posizionamento automatici virtuali. Quindi l'idea è che abbiamo dei sistemi fisici attuali, che sono contatori di assi e circuiti di binario, che dovrebbero essere sostituiti da sistemi virtuali, come ad esempio posizionamento satellitare, che però devono avere una grande affidabilità. Abbiamo dei sistemi virtuali di distanziamento, quindi si passa da tecnologie basate sul blocco fisso e quindi su circuiti di binario a tecnologie di blocchi mobili che sfruttano appunto il posizionamento autonomo. C'è una ricerca per incrementare il grado di automazione, quindi avere ad esempio una guida completamente automatica di questi treni, e anche ricerca nel rendere l'equipaggiamento che va a formare una infrastruttura ferroviaria il più eterogeneo, in modo tale che ci sia maggiore competizione tra i produttori per ridurne i costi, quindi non avere delle soluzioni locked in per uno specifico sviluppatore di infrastrutture ferroviarie. Quindi i benefici di questa virtualizzazione sono che si incrementa ad esempio la capacità delle linee ferroviarie, i treni vanno più vicini e quindi è possibile mettere più treni nella stessa linea, e al contempo stesso ridurre costi, ad esempio costi di manutenzione di equipaggiamento fisico che non sarà più presente.
Quindi vediamo il mio coinvolgimento in progetti di metodi formali in ambito ferroviario. Inizialmente, anni fa, prima che il progetto partisse, quando era stato solamente proposto, ho partecipato al progetto Stingray, che è un progetto della regione Toscana. Mi sono occupato di studiare politiche di risparmio energetico per stazioni ferroviarie. Quindi i casi di studio lì erano un sistema di scambiatoi ferroviari, di riscaldamento di scambiatoi ferroviari e illuminazione di stazione. Quindi sono stati sviluppati dei modelli per studiare queste politiche di risparmio energetico. Sono stato un assegnista a Ingegneria Informatica a Firenze e anche lì c'era un progetto regionale dove si studiava il sistemi di posizionamento autonomo, riconoscimento di treni virtuale, posizionamento virtuale di treni, diciamo, per quello che riguarda sistemi di trasporto leggero, come ad esempio i tram. Veniamo al presente, abbiamo avuto un laboratorio di metodi formali, un progetto ormai terminato a Strail, che era un progetto Horizon 2020 Shift to Rail, dove si studiavano appunto soluzioni di blocco mobile per ferrovieri. L'idea lì era di dare un rank, quindi una classificazione di quali fossero i metodi formali più adatti per l'industria ferroviaria, tra cui ad esempio il metodo B. Attualmente sono coinvolto con il laboratorio nel progetto ForSecurail, che è un progetto Horizon 2020 che sta ancora andando avanti, dove studiamo l'interoperabilità, il problema di cui si parlava precedentemente, utilizzando delle interfacce standard. L'idea è di fare un'analisi costi e benefici dell'adozione di metodi formali dai manager delle infrastrutture ferroviarie. Ma adesso darò un esempio di quest'ultimo caso. Quindi questo è un esempio di interfaccia standard. L'interfaccia standard è un documento dove aderiscono i produttori e consente di rendere i vari dispositivi forniti da diversi produttori, ad esempio, agire tra loro in modo corretto. Di due radio block center di cooperare, ad esempio scambiandosi dei treni che passano le varie frontiere in modo corretto. Quindi lo stato dell'arte di questi documenti sono queste grosse liste listati di regole che sono dei requisiti che sono dati in linguaggio naturale direttamente agli sviluppatori. Questo è un esempio in cui utilizzare metodi formali, in particolare sforzarsi di fare un modello da questi requisiti, ci consente di ragionare sul comportamento del sistema che vogliamo costruire e aiuta a trovare dei problemi magari nascosti. Inoltre i requisiti diventano più comunicabili, più gestibili, più leggibili. Se questo formalismo che utilizziamo ha una semantica rigorosa data in termini matematici, è anche possibile dare delle dimostrazioni matematiche che determinate proprietà desiderate vengono soddisfatte e si può generare automaticamente un'implementazione delle suite di test, della documentazione partendo da questi modelli astratti. Un esempio di un modello che è stato sviluppato nel progetto ForSecurail è una macchina stati che modella il sistema di supervisione delle comunicazioni di questa interfaccia RBC-RBC. È una macchina stati UML, il tool utilizzato è un tool industriale adottato dall'industria, si chiama Spazio. Quindi vediamo alcuni esempi di limiti attuali dello stato dell'arte. Questo è un esempio di un requisito di questo. Abbiamo un problema, ad esempio c'è una parte, quella sottolineata in rosso, che ci dice che dobbiamo mandare un determinato ordine di terminazione solamente in un determinato caso, in cui la è sicura è. Questo ad esempio, facendo un modello, si vede che c'è un problema terminologico, un problema di ambiguità, perché di fatto quando la connessione è attiva può essere anche che questa richiesta non venga inviata. Abbiamo solo un caso in cui si invia, ma questo è un qualcosa che si vede prendendo tutti i requisiti e andandoli a modellare. Inoltre questo requisito è ridondante con altri requisiti e non atomico, nel senso che può essere decomposto in più requisiti. Quindi accorgersi in una fase iniziale di modellazione, di sviluppo dei requisiti, di determinati problemi nella specifica ci aiuta a ridurre i costi rispetto ad accorgersi di questi problemi in una fase più avanzata di sviluppo, quando abbiamo una implementazione che poi diventa più difficile da comprendere, da gestire, e questo ci aiuta
a ottenere la desiderata interoperabilità da sistemi che, se sono sviluppati poi in modo diverso per colpa di requisiti ambigui, alla fine non riusciranno a cooperare tra loro, che è quello che vorremmo. Nel modello precedentemente si vede come abbiamo due casi in cui si chiude la connessione sicura, ed è solo un caso quello in cui poi si manda la richiesta di discorso. Quindi qui è un esempio dove si vede con un colpo d'occhio, grazie al modello, che c'è questo problema. Ovviamente il modello in sé, in una sola immagine, ti racchiude tutto. E questo è un esempio di Sparks Enterprise Architect, in cui, partendo poi anche dal diagramma di classi, che ci dice tu classi, quali sono le loro relazioni, i loro attributi, e la macchina statica ci definisce il comportamento classificatore di quella classe, è possibile automaticamente generare una implementazione, in questo caso in Java, di questo sistema, e quindi poi si può lavorare sul codice direttamente. Il codice ha una connessione sulla specifica, e sulla specifica possiamo andare ad applicare tecniche formali di verifica. Sono anche utili, ad esempio, come si diceva prima, per sviluppare automaticamente della documentazione. Quindi in questo caso è un esempio di due pagine di documentazione di questo modello generato col tool. Veniamo al problema appunto di validare. Quindi qual è lo stato dell'arte di questi sistemi industriali? Lo stato dell'arte è quello di fare una validazione manuale tramite simulazione. Quindi abbiamo che l'utente interagisce col sistema mandando dei trigger e osservando qual è il viene visualizzato graficamente con un'animazione di queste macchine stati, ma viene anche stampati dei log, dei messaggi. L'utente interagisce manualmente ed è in grado di debuggare, diciamo, un po' come si fa con il debugging del codice, e visualizzare il comportamento. E questo appunto è utile per comunicare agli stakeholder qual è l'idea che si ha in mente del sistema. Questo task comunque al giorno d'oggi è un task manuale. Abbiamo tecniche che sono studiate da tanti anni che ci consentono di rendere automatico e quindi, diciamo, più veloce e più affidabile questo processo. Andando ad esplorare tutto lo spazio di configurazioni possibili del sistema utilizzando tecniche di model checking, quindi un controllo del modello che viene automaticamente. Questo però non è lo stato dell'arte di questi tool del giorno d'oggi, che non hanno ancora queste tecniche. Quindi la verifica formale col model checking, quello che ci richiede a questo punto è che l'utente interattivo può diventare esso stesso un modello, quindi una parte della specifica del sistema, modellare, diciamo, degli scenari d'uso, oppure può essere implicito e quindi in questo caso genera tutti i possibili. Le proprietà che poi vogliamo verificare in questo sistema devono anch'esse essere dichiarate. Generalmente il modello della specifica viene dato in termini operazionali, quindi specifichiamo i passi di computazione di questo sistema, ad esempio con una macchina stati. Invece quello che riguardano le proprietà vanno generalmente dette con un linguaggio dichiarativo che si focalizza più sul cosa più che sul come, e quindi ad esempio utilizziamo delle logiche temporali. Esempio di queste proprietà che potremmo voler verificare è l'assenza di deadlock, assenza di problemi dovuti a concorrenza, oppure ad esempio gli standard generic che se stessi ci identificano una serie di possibili threat che devono essere, diciamo, evitate implementando dei sistemi di protezione che però devono essere dimostrati poi essere efficaci. Quindi abbiamo ad esempio pericoli dovuti a duplicazione di messaggi, ritardo di messaggi. Oppure nel caso del metodo B, quindi nel caso di raffinamento, non è solo il metodo B a fare il raffinamento, in questo caso la proprietà è essa stessa un modello più astratto, quindi abbiamo solo modelli, e la verifica è quella di dimostrare che il modello più concreto è un corretto raffinamento del modello più astratto. E tornando quindi al progetto, questo è un esempio che è di verifica formale di questa macchina stati. Quindi quello che abbiamo fatto, abbiamo mappato la macchina stati in un tool di verifica formale all'interno del laboratorio F. Questo tool è sviluppato da oltre 20 anni all'interno del laboratorio. In particolare, UMC è un model checker per macchine stati UML. Quindi, diciamo, la traduzione è praticamente diretta perché il diagramma è stato dato appunto utilizzando. Qui abbiamo come entrambi i casi in cui si passa dallo stato COM allo stato no COM, in cui, diciamo, si chiude la connessione sicura e si vede come solo in un caso avviene la richiesta, mentre nell'altro caso no. Quindi qua abbiamo più una visualizzazione grafica. Ovviamente questo è un modello formale, quindi dietro c'è una semantica operazionale e c'è un motore che ci consente di sviluppare di verificare tramite model checking delle proprietà. Quindi, infine andiamo a discutere quali sono gli ostacoli all'adozione di metodi formali al giorno d'oggi. Quindi abbiamo che i primi risultati teorici assumevano che la cosa importante, il problema principale fosse
risolvere questi in un dominio astratto, e quindi con semantiche operazionali e formalismi. E rimane poi da fare semplicemente implementare. Il problema di scalabilità è un problema più che altro implementativo, quindi in futuro andranno a essere sviluppati algoritmi sempre più performanti, hardware sempre più performanti, e quindi questi problemi, diciamo, si risolvono così. Però questo appunto è più facile a dirsi che a farsi. La realtà è diversa, la realtà è che nonostante, diciamo, siano passati ormai tanti anni, decenni, abbiamo visto che le promesse dei metodi formali non sono state mantenute, quindi ancora oggi c'è un utilizzo limitato di queste tecniche. Questo perché dare, per esempio, passare da un disegno formale a una implementazione non è poi così semplice. Abbiamo che nel corso degli anni ci sono stati tanti tentativi di dare semantiche formali, ad esempio alle macchine a stati UML, come quella che abbiamo appena vista. Eppure, i standard più recenti dati dall'OMG per quello che riguarda UML e in generale il model-based development, quindi lo sviluppo di software tramite modelli, continuano a dare la specifica del comportamento di questi modelli utilizzando linguaggio naturale. E addirittura poi abbiamo degli aspetti che sono rilasciati ai venditori di tool UML, come ad esempio scheduling, ordine di eventi, quindi ogni tool poi ha la sua soluzione specifica, e quindi abbiamo che lo stesso disegno di macchina stati si può comportare in modo diverso, non c'è un comportamento univoco e non è definito utilizzando termini matematici rigorosi. Quindi ad esempio noi all'interno di questo progetto For Securei ci siamo addirittura accorti che alcune di queste linee guida sulla semantica informale non sono poi rispettate da tool commerciali che sono ampiamente diffusi, appunto per il problema che questi requisiti sono ambigui, possono avere diverse interpretazioni. Bisognerebbe utilizzare una semantica rigorosa data in termini matematici, come chi fa computer science predica da decenni. Quindi le pratiche correnti sono quelle di avere esperti che fanno una review manuale delle specifiche scelte implementative del tool, come abbiamo fatto noi, per poi successivamente mapparlo a un linguaggio formale e andare a fare una verifica rigorosa. E concludendo, abbiamo che c'è ancora oggi un gap da chiudere tra le pratiche industriali e la ricerca ai metodi formali. Abbiamo tanti problemi, abbiamo il problema di scalabilità. Generalmente questi che divise esaustive dello spazio degli stati diventano molto velocemente non trattabili, appunto perché generalmente quando andiamo a sviluppare un sistema non ci preoccupiamo del numero di variabili. Ci sono al giorno d'oggi vengono studiate tecniche, ad esempio, che sono basate su intelligenza artificiale, machine learning, tecniche statistiche per dare un intervallo di confidenza entro il quale una proprietà è verificata bene, quindi ci consentono, diciamo, abbandoniamo il requisito di completezza, però riusciamo a essere più scalabili. I metodi formali sono ancora oggi ritenuti troppo difficili da capire per i non esperti, per gli ingegneri ferroviari, e quindi qui abbiamo più un problema educativo. I corsi di laurea al giorno d'oggi forniscono nuovi laureati, neolaureati, che probabilmente non hanno avuto nessun training in questi aspetti, perché i corsi di metodi formali sono magari corsi specialistici, complementari o addirittura di dottorati di ricerca, quindi c'è una probabilità che i neolaureati non abbiano le conoscenze necessarie. E poi ci sono tutta una serie di aspetti politici ed economici che diciamo vanno oltre i problemi di cui ci occupiamo della ricerca. Ad esempio l'industria ferroviaria notoriamente è molto chiusa, molto conservativa rispetto all'adozione di nuove tecnologie. Quindi concludendo, c'è ancora molto lavoro da fare, sia teorico che pratico, per avere un successo nel trasferimento tecnologico dalla ricerca all'industria dell'applicazione di metodi formali. Attenzione.